Eccoci di nuovo in studio, partiamo con la seconda parte del programma dedicata tutta al Premio Regionale della Solidarietà che si è tenuto a Gorizia qualche giorno fa. Si è svolta domenica 9 maggio presso l'auditorium del quartiere fieristico di Gorizia di Via della Barca la 13ª edizione del Premio Regionale Solidarietà, dove sono stati premiati molti appartenenti al cosiddetto volontariato silenzioso, coloro che danno una mano non una sola volta durante l'anno facendo cose eccezionali, ma continuativamente, 365 giorni l'anno. Questo è uno dei principi per cui questo premio viene dato e ha ragione soprattutto a persone che si distinguono per l'opera di volontariato silenzioso. Premio regionale della solidarietà all'auditorium del quartiere fieristico di Gorizia in Via della Barca, alla Fiera di Gorizia. Mario Brancati, presidente della Consulta per i Disabili, com'è andata? Ma credo è andata molto bene, come sempre tantissimo pubblico e anche come ogni anno premiamo delle persone che veramente hanno espresso questa solidarietà che io dico silenziosa, cioè quotidiana, data a queste persone in difficoltà. Praticamente sono veramente contento. Possiamo dire che anche questa è Italia? Ma sicuramente, perché lo spirito della solidarietà è quello, è il valore fondamentale di una società, guai se non ci fosse. E noi ci auguriamo, premiamo anche dei giovani, perché vogliamo che i giovani, come l'ho detto nella mia relazione, non siano catturati dal denaro, dalla droga, dall'alcol, dalla violenza, ma invece dall'amicizia, dal donarsi verso gli altri, dal senso della solidarietà. Questi sono i valori che una società deve esprimere perché veramente sia a livello di una società democratica e giusta. Lei ha detto in presentazione, ma anche in altre interviste, si premia il volontariato silenzioso. Sì, perché a noi non interessa quelle azioni eclatanti, una volta quelle azioni così eccezionali, una volta ogni tanto che una persona dà. Noi vogliamo premiare le persone che nella normalità, nella quotidianità, danno questo aiuto alle persone che hanno bisogno. E di conseguenza oggi, anche per altre 12, questa è la 13ª edizione, è venuta fuori una regione veramente volonterosa. Sì, è venuta fuori perché questa quindi è un premio regionale solidarietà. Quindi questa è la dimostrazione che è una regione dove il volontariato è molto presente, vivo, è protagonista e dove diciamo la solidarietà è un valore veramente fondante di questo grande patrimonio che la regione Friuli Venezia Giulia ha. L'evento ha visto la partecipazione di tante autorità militari e civili, dal presidente della provincia Enrico Gherghetta, che si è complimentato con i volontari e si è detto orgoglioso di essere presidente della provincia di Gorizia. Premio regionale della solidarietà, presente il presidente della provincia Enrico Gherghetta, che nell'intervento ha sottolineato orgoglioso della solidarietà che si trova in provincia di Gorizia. Sì, orgoglioso perché io lo ritengo una delle eccellenze. Tanti vanno a cercare tante eccellenze in giro per il mondo e noi abbiamo una che è appunto la solidarietà. I più grandi economisti della terra oggi si interrogano su cosa serve per far ripartire la macchina dell'economia e tutti stanno arrivando alla stessa conclusione. Abbiamo bisogno di rapporti umani, abbiamo bisogno di fiducia e abbiamo bisogno di solidarietà, capire le ragioni degli altri. Quindi, come dire, sono orgoglioso e contento perché vuol dire che noi abbiamo un vantaggio in più. Quindi anche l'economia ne trae vantaggio. Sì, l'economia ne trae sicuramente vantaggio, l'interdipendenza del mondo davanti agli occhi di tutti. Succede una cosa dall'altra parte del pianeta e ci riguarda direttamente, per cui capire le ragioni degli altri, mettersi in relazione con gli altri, riscoprire il nostro essere persone sociali, animali sociali, vivere con gli altri, beh, queste sono le doti che si devono riscoprire. Serve poco questo individualismo narcisista, questo egoismo
che sembra quasi, che fino a ieri sembrava dominante, non serve, a dire la verità, non serve a niente. A voi dico solo una cosa, io vi saluto oggi non solo come volontari, non solo come persone che credono negli altri, ma lasciatemi questo orgoglio di presidente della provincia come bandiere di un mondo nuovo che vorrei costruire insieme a voi. Grazie. Inoltre erano presenti gli assessori provinciali Licia Morsolin e Baresi invece per il comune di Gorizia. C'era la presenza anche del consigliere regionale Gaetano Valenti, del direttore dell'azienda sanitaria isontina dottor Cortiola e del presidente della fondazione Carigò Obizzi. Alla festa regionale della solidarietà, una delle maggiori, se non la maggiore, diciamo medaglia d'oro per Gorizia in questo caso, è stata donata alla Fondazione Cassa del Risparmio di Gorizia, che è, diciamo, ha portato un po' di, come possiamo dire, di emozione, vero Presidente? Ma indubbiamente, anche perché è una sensazione abbastanza nuova. E la Fondazione dà dei contributi, ma raramente o addirittura mai riceve dei riconoscimenti e dei premi. E direi che peraltro è anche un riconoscimento meritato, perché indubbiamente la Fondazione, ma gli organi della Fondazione, dal Consiglio di indirizzo a quello di amministrazione a tutto il personale, hanno sempre dimostrato una grande sensibilità in questo campo. Che effetto fa comunque essere da entrambe le parti? Oggi lei ha detto che era piuttosto emozionato, ha partecipato a molte manifestazioni, però oggi essere premiato penso che sia gratificante anche come persona. Ma questo indubbiamente, e poi il ruolo era anche insolito, in quanto essere da una parte soggetto che contribuisce alla realizzazione della manifestazione, dall'altra essere anche premiato, sicuramente un'esperienza nuova. A rispondere alle numerose domande intervenute durante le relazioni, l'assessore De Anna in fin dei conti ha detto: i cittadini devono sapere che il piano socio-sanitario della Regione non vuol tagliare i fondi al comparto della sanità, ma semplicemente attraverso un'attenta razionalizzazione spostare risorse dove queste sono più necessarie. Sportivo di chiara fama internazionale, medico, assessore. Assessore De Anna, essere a una festa del genere, che impressione fa? È una grande emozione, soprattutto quando tu lavori in un settore, io faccio il medico, continuo a fare il medico di medicina generale, quindi di famiglia, e quindi conosco le esperienze delle persone, poi sono toccato anche, l'ho detto, personalmente. È una grande emozione perché la parola solidarietà, come ho avuto modo di dire, i padri fondatori della nostra Repubblica l'hanno voluta nella Costituzione, quando hanno dato vita con tutto l'arco costituzionale alla Carta Costituzionale, l'hanno voluta prendendolo dei valori cristiani. La laicità dello Stato sta nell'aver riconosciuto alcuni valori cristiani come fattori fondamentali e fondanti della nostra società e includerli nella Costituzione, che non sono solo la parità di genere e di specie, la non discriminazione razziale, sono la famiglia e questa solidarietà che ti fa dire che chi ha bisogno viene aiutato dagli altri. Allora noi, per dar vita in maniera laica a quelli che sono i valori della Costituzione, che non hanno nulla a che fare con il laicismo, perché oggi si fa strada nella società il laicismo, che poi porta al relativismo, al nichilismo, al dio danaro. In realtà noi abbiamo dei valori, dobbiamo accreditare nella società l'uscita da quella che è la tutela, seppur rappresentata da una norma di diritto, e accreditare una cultura dell'accessibilità verso l'autonomia possibile.